Comunque, sì, il tempo è passato, ci siamo separati, però io ti volevo chiedere scusa per tutto quello che ti ho fatto. Tu invece, comunque sì, alla fine, con tutte quelle note, con quelle note, con quegli avvocati, tutto quel bombardamento che mi hai combinato di lettere, tutto quello che ho speso per te, ho lasciato la casa e i figli. Tuo zio poi, tuo fratello è morto, i poveri nipoti che erano legatissimi allo zio. Con tutte quelle lezioni che facevi tu non riuscivi a mantenere i bambini, no? Doveva ricadere tutto su di me. È stato quello il flagello della nostra famiglia. Poi alla fine, sai, certe cose si tagliano, si segano, poi uno arriva a ricucire col tempo, ma restano delle ferite interiori, dei buchi, delle perforazioni. L'unica cosa che potevamo fare qual era? Era quello di unirsi e di creare una famiglia unita. Invece no, tu sei sempre scissa, sei stata sempre una donna divisa a metà, o per un lato o per un altro, sempre in questa condizione dicotomica. Quando ti ho conosciuto sembravi una donna bellissima, era tutto ribaltato, poi le cose sono cambiate, ce le siamo raccontate, il tempo è passato, io sono rimasto forse quello di una volta, siamo più invecchiati, però poi alla fine la realtà è questa, eh. Non è che noi da separati abbiamo avuto un'altra realtà. La realtà è rimasta la stessa, immutabile. È stata questa la cosa che mi ha fatto quasi impazzire, questo fatto di vederti sempre così, granitica. Cioè, in realtà la cosa si è rovesciata, sì, ma non è rimasta immutata nel tempo. Come se tu non avessi avuto un cambiamento radicale nella tua personalità. Anche nel nostro rapporto le cose sono rimaste così, anche dopo la separazione, perché quello poi è stato un dramma incredibile. I nostri figli cosa hanno fatto? Hanno continuato a giocare così, ignari, come dei giocolieri ignari. Tu a questo gioco ci sei stata, certo che ci sei stata. Ti faceva comodo portarti il compagno a casa senza dirmi niente, eh? Che esempio hai dato ai figli? Loro si sono dedicati al calcio. L'unica cosa è poi oggi, poi, alla fine, cosa conta rispetto alla letteratura? Cosa conta rispetto alla politica? Tutti gli interessi possibili dei ragazzi, come potevano crescere? Uno gioca a calcio? È un altro così sbandato, non si capisce cosa vuole fare nella vita. Sono cresciuti, io li vedo là così, rachitici. Un'immagine, diciamo, proprio tremenda, perché avrei voluto dare un altro input, non ci sono riusciti. E neanche la separazione a noi ha insegnato qualcosa. Sì, è vero, tu ti sei raddrizzato, hai cercato un po' di raddrizzare quella tua personalità, però l'essenza di quello che sei non è mutata.